Roma si prepara alla canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e mette in campo un imponente piano di sicurezza. L'evento di domani porterà nella città eterna almeno 5 milioni di persone. I fedeli stanno raggiungendo Roma grazie anche a treni speciali e a 60 voli charter esclusivi. Qualcuno ha deciso di arrivare in moto dalla Polonia. Si tratta di un gruppo di preti con la passione per le due ruote e le giacche di pelle. Padre Dicchi, leader del gruppo, ne vuole regalare una a Papa Francesco, che nonostante la concorrenza dei due santi, vince la gara di popolarità. La festa nasconde, ma non cancella, la vergogna dei preti pedofili, con le associazioni delle vittime che rinnovano le accuse di negligenza contro Wojtyla. Non sappiamo se Giovanni Paolo II non sapesse o non volesse sapere, ma molte persone nel corso dei decenni hanno cercato di metterlo in guardia e lui in 27 anni non ha fatto nulla. Non un solo vescovo è stato licenziato per coprire e proteggere gli abusi sessuali. Bergoglio ha chiesto perdono per i preti pedofili e il 5 maggio il Comitato contro la tortura dell'ONU riceverà per la prima volta i rappresentanti della Chiesa.